Il titolo di oggi del manifesto, pagina 11. Il titolo è L'Afghanistan delle donne è chiuso dietro alle sbarre. Era un'intervista di Maria Grosso a Nima Sarvestani, regista di origini iraniane, oggi svedese. L'intervista è in particolar modo sul film No Burqas Behind Bars. Questo è il titolo inglese con cui ha girato diversi festival, ma il titolo originale è in svedese, Frihet bakom galler. La pronuncia sia esatta, comunque questo qua. E la traduzione in italiano dallo svedese è Libertà dietro le sbarre, altrettanto potente quindi del titolo dato in inglese, No Burqas Behind Bars, sarebbe nessun burqa dietro le sbarre. Ha partecipato a diversi festival, quello internazionale dei diritti dell'uomo in Francia, o più recentemente il Middle East Now Festival dal 9 al 14 aprile 2014 a Firenze. Era in concorso. Il festival poi è stato vinto vuol dire votato dal pubblico, dal film Return to Homes di Talal Derki. E il film raccoglie le storie di alcune delle donne che sono rinchiuse in un carcere a Takhar, in Afghanistan. Sono rinchiuse nel carcere insieme ai propri figli, perché scappano dai loro matrimoni. È una prigione fatta di casupole, stanze condivise, un cortile pullulante di figli scalzi, di fili intrecciati, di panni stesi, di bacinelle per lavare, una sezione femminile appunto di 40 unità e una maschile di 500. E può sembrare, paradossalmente, scrive Grosso, un'oasi di libertà e di quiete, dove è persino possibile liberarsi del burqa, in un paese in cui, se una donna fugge di casa per sottrarsi a un matrimonio forzato o a un marito violento, la legge, invece di sopportarla, la considera colpevole di crimine morale, punibile con pene fino a 15-16 anni, più che per un omicidio. E quindi le storie che raccontate sono quelle di Sima, una sposa fin dall'età di 10 anni, con 5 figli, con cui appunto è incarcerata per 15 anni. È fuggita da un marito che aveva già ucciso una delle sue mogli e suo figlio. Tanto che il marito, questo marito violento, scrive Maria Grosso, continua a picchiarla durante le visite in carcere. O la storia di Najibè, o la storia di Sara. È la donna più, scrive la Grosso, è la presenza più consapevole e talvolta narratrice dei tracciati delle altre, che ha rifiutato un matrimonio combinato ed è fuggita con un uomo ora recluso nella sezione accanto, ma che pure non riesce a immaginarsi un futuro al di là della speranza per lui, che lui la sposi e la sottragga all'ira dei suoi parenti, pronti ad ucciderla. Sara era condannata a 3 anni. In una domanda chiede Maria Grosso, vedendo il film emerge come sia fondamentale la sua dimensione di denuncia in ambito internazionale e si spera che questa esperienza abbia inciso sulla vita di queste donne, che siate stati in grado di aiutarle, soprattutto penso a Sara, sempre più consapevole, e risponde il regista. Sì, Sara era pronta, nel finale, al rilascio, l'abbiamo lasciata con sollievo al Women's Center. Ma anche lì l'unico modo che le offrivano per sfuggire al destino di tornare dai suoi era di sposare un uomo anziano con due mogli, cosa cui si è opposta. A questo punto le restava solo l'incubo, il confronto con la sua famiglia, che poi era quella degli zii, avendo lei perso sia il padre nella guerra con l'Unione Sovietica sia la madre. Tornando da loro, la sua vita era in totale pericolo e noi lo sapevamo. Infatti il villaggio ha cominciato a pressare i familiari perché la uccidessero e i suoi cugini l'hanno segregata. Lei però aveva un cellulare che io le avevo dato al rilascio. Mi ha chiamato, così ho avvisato il direttore della prigione che ha agito. A quel punto è stata mandata in una safe house. C'è da dire che il regista aveva già realizzato
un altro documentario proprio su una safe house, sono questi luoghi che accolgono le donne. Quindi continua il regista. Nel frattempo noi l'abbiamo invitata alla prima del film un anno fa. Allora ha ottenuto il visto, non è più tornata in Afghanistan e ha chiesto asilo in Svezia. Non si può dire quanto la sua vita sia cambiata.